Ciao a tutte ragazze, eccomi tornata con un nuovo video. Non so se si vedrà un attimino meglio, ma ho una nuova videocamera che è una Sony super comoda e tra l'altro cosa super figa, mette a fuoco da sola, cosa che io non ho mai avuto con nessuna videocamera o fotocamera o macchina fotografica con cui abbia mai registrato video, e ho pure lo schermetto in cui vedermi, c'è una roba spettacolare, sono super contenta di questa cosa, quindi spero che anche il video, la qualità del video sia un attimino migliore rispetto a quella dei video precedenti. Oggi sono qui per aggiornarvi un attimino sulla mia skincare routine. Volevo mostrarvi dei nuovi prodotti che ho provato e che sto utilizzando appunto per quanto riguarda la mia skincare, con cui mi trovo veramente veramente molto bene nonostante problemi di rosacea, irritazioni eccetera. Avrei voluto farvi vedere anche la mia makeup routine mattutina, cioè quello che faccio prima di andare a lavorare e prima di andare a fare la mia giornata solita, però è abbastanza semplice e molto basic, non faccio niente di che se non applicare un po' di correttore, un po' di blush e del mascara, quindi non mi sembrava il caso di farvi vedere una banalità del genere, però pensavo magari poteste essere più interessate per quanto riguarda i prodotti che sto utilizzando ultimamente e cui mi trovo molto bene, premettendo sempre che io ho una pelle affetta da rosacea, quindi sono soggetta ad avere irritazioni non gravissime ultimamente, però ogni tanto ancora mi succede, soprattutto quando ho giornate particolarmente stressanti o in cui sudo particolarmente. Ho notato che quando sudo tanto la mia pelle del viso parte proprio a bomba e reagisce in una maniera orribile e mi si fa appunto questa sorta di irritazione attorno a naso e bocca con rossori, puntini rossi eccetera. E quindi niente, volevo farvi vedere qualche prodotto partendo dalla detersione. Sto utilizzando tre prodotti e li cambio, li intercambio in base a come sta la mia pelle, cioè io sento la mia pelle, capisco se è molto unta e sporca, quindi da pulire in profondità, o se è secca, ma nonostante questo non voglio skippare lo step della detersione, e quindi switcho un po' tra questi tre prodotti che vi vorrei far vedere. Vabbè, il primo, che è quello che utilizzo quando mi trucco anche, e è questo, che è sempre un classicone che devo avervi mostrato anche in un altro mio video, ed è l'acqua micellare di Bioderma, la Sensibio. Ce ne sono di diverse, io utilizzo questa qui con il tappino rosa, mamma che figata sta cosa, posso mettere a fuoco così, e niente, questa è ottima, la utilizzo ormai da diversi mesi. Inizialmente utilizzavo quella di Garnier, poi la mia dermatologa mi ha consigliato di passare a Bioderma ed effettivamente è ottima sia per viso che per gli occhi, pulisce in profondità, non brucia, non dà problemi, sono 500 ml quindi dura parecchio e nulla da dire, cioè secondo me è una delle migliori in assoluto sul mercato e quindi il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Altro prodotto che utilizzo, questo lo utilizzo spesso in doccia quando magari voglio detergere bene in profondità, utilizzo questo sapone qui, questo è un doccia schiuma della Yop, marchio Yop. Io ho scoperto questo marchio tramite una bioprofumeria che si trova a Desenzano, che però non ho ancora avuto l'occasione di andare a vedere fisicamente, ho sempre ordinato online e ho trovato appunto questa bioprofumeria tramite il loro profilo Instagram, in cui ci sono appunto queste due ragazze fantastiche, Cleo e Giulia, che parlano e descrivono i prodotti in una maniera così dettagliata che non serve neanche andare in negozio a testare, provare i prodotti per capire appunto quello che si sta cercando, perché sono descritti in una maniera talmente dettagliata che si capisce tutto. E io ne ho provati di diversi e mi sono sempre piaciuti tutti moltissimo. Il primo che avevo provato era incenso rosmarino, il secondo cocco e sali, che sto finendo, infatti questo l'ho utilizzato solo un paio di volte ma è messo da parte. Questo qui però è il migliore, questo qua è praticamente rosa e boswellia e c'ha una profumazione che è spettacolare e anche sul viso è super delicato, non dà problemi di alcun genere e quindi ve li straconsiglio. Costano un attimino perché costano sugli 11-12 euro, costano un po', però secondo me ne valgono stra tanto la pena e tra l'altro sono 400 ml, quindi vi durano parecchio nel tempo, quindi super consigliati. Ultimo prodotto che vorrei farvi vedere, sempre conosciuto tramite questa bioprofumeria, che ormai è il mio fornitore ufficiale per quanto riguarda prodotti skincare, è questo cleanser di questo marchio di cui non ho mai sentito parlare, non l'ho mai sentito nominare da nessuno, ed è Laboratori Ur di Firenze. È praticamente un marchio di cosmetici e di prodotti skincare, ovviamente italiano, che ha
una ricerca, secondo me fa una ricerca super specifica, dettagliata e precisa per quanto riguarda gli attivi e gli ingredienti dei prodotti che propone. E sono super ricercati e ottimi. Hanno un costo piuttosto elevato, però secondo me li valgono tutti. E questo è il cleanser che sto utilizzando, con cui mi sto trovando molto bene, si chiama Shangri-La. Segnato anche il pH, e praticamente è un cleanser che può essere utilizzato anche come maschera, decongestionante e idratante a base di estratti pregiati come il pistacchio e jojoba, un latte unico dato alla pelle più sensibile, delicata e irritabile. Ovviamente io ci sono dentro, tra pelle sensibile, delicata e irritabile, eccomi qua, sempre presente, quindi datemi questi prodotti. Mi ci trovo molto bene, questo lo utilizzo quando sento la pelle molto secca, però ho comunque la necessità di detergerla e pulirla, e per non andare a togliere ulteriormente e quindi rischiare di irritare la mia pelle con magari quella che può essere un'acqua di micellare che comunque contiene del sapone o il doccia schiuma, questo secondo me è ottimo. Non sono molto abituata a utilizzare latte detergente, perché effettivamente rispetto a un prodotto del genere lascia la pelle comunque idratata, mentre io sono sempre stata abituata a utilizzare detergenti forse anche un po' troppo aggressivi in passato, che proprio mi toglievano il film idrolipidico e praticamente sentivi la pelle come il deserto del Sahara, e che quindi necessitava di una idratazione tramite creme, siere eccetera. Questo va a detergere molto delicatamente e lascia comunque la pelle idratata ed è ottimo, mi ci trovo molto bene, non mi ha dato nessun tipo di reazione avversa e quindi super super consigliato. E altri due prodotti che vi consiglio di Eur per quanto riguarda invece l'idratazione, ora passiamo a idratazione, io sto utilizzando questi due prodotti. Questa è una fruit mask, quindi una maschera alla frutta, e questa è alla pera, e anche questa è super idratante, decongestionante e adatta a pelli sensibili, e veramente sembra praticamente una marmellata alla pera, la profumazione è spettacolare, io sono amante delle pere e questa sente proprio di pera, cioè sembra di spatacchiarsi una pera in faccia, non so, è una roba impressionante, è super idratante, ottima, si mette su 10 minuti, un quarto d'ora, si lava via e lascia la pelle morbida come il culetto di un bambino, quindi buonissima anche questa. E poi questo, che è praticamente il siero della vita, che penso non cambierò mai più, perché questo è veramente ottimo, si chiama Lumachina, ed è un siero super idratante e lenitivo a base di bava di lumaca e cappero per pelli molto sensibili. Ottimo, cioè questo è uno spettacolo, e inizialmente non ero molto convinta, perché appena applicato sul viso dà questa sensazione di unto troppo oleoso, in realtà una volta asciutto sulla pelle lascia la pelle super idratata ma non unta, che è quello che io sto cercando, ed è spettacolare. Tra l'altro i packaging sono super studiati, secondo me ottimi per chi rischia di avere allergie o irritazioni, perché sono con l'erogatura pompetta, quindi non entra aria, non entrano batteri e non c'è assolutamente spreco di prodotto, perché man mano che voi premete sull'erogatore qui si alza e quindi praticamente consumate tutto il prodotto senza sprecarne proprio neanche una goccia, quindi consigliatissimi. Se volete andare a dare un'occhiata potete visitare il sito di Eur, oppure se siete delle mie zone, che quindi potete andare a Desenzano o ordinare online, vi consiglio appunto Clorofilla Biocosmesi, perché secondo me è una delle bioprofumerie migliori della zona sicuramente, e a cui io mi affido da un po' di tempo ormai. Ultimo prodotto che vi voglio mostrare per quanto riguarda l'idratazione è un campioncino, una crema di Murad che ho avuto modo di provare e di testare. Questa è la Nutrient Charge Water Gel, è una crema molto particolare, la full size che avrei voluto acquistare in futuro costa 78 euro, quindi praticamente ci devo fare un mutuo, però è ottima, cioè io adesso non ho controllato molto bene gli ingredienti, anche perché appunto il campioncino in questo caso ho buttato la confezione in cartone e qua non sono segnati gli ingredienti purtroppo. Però è particolarissima, nel senso che è una crema in gel, e nonostante sia in gel e quindi base acquosa, a parte che ce n'è pochissima ormai, lascia la pelle super idratata, quasi siliconica, cioè nel senso praticamente va a idratare talmente tanto la pelle che la rende super, super rimpolpata, come se ci avesse dei siliconi della Madonna dentro, che può essere, io non ho controllato, dovrei controllare,
però mi è piaciuta tantissimo e non mi ha dato alcun tipo di problema di irritazione. Questa, quando la pelle è particolarmente secca, è ottima, quindi super 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 consigliata. È un furto, 78 euro sono una spesa enorme, però per chi può permetterselo, per fare magari anche un investimento su una crema buona, che comunque dura nel tempo perché ne basta veramente pochissima, ci può stare, quindi anche questa super consigliata. Niente ragazze, io penso di aver parlato abbastanza, tra l'altro con questa videocamera dovrò regolarmi un attimino con le memory card, le SD, perché mi consuma un sacco di giga delle SD, probabilmente per la qualità dei video, quindi dovrò comprarne altre o prenderne una con più giga, adesso vedremo. E però penso di aver parlato abbastanza perché sono 12 minuti che chiacchiero, quindi niente, se siete interessate a seguirmi anche su altri social vi lascio qua sotto il link del mio profilo Instagram, lì sono molto più presente ovviamente perché lo aggiorno tutti i giorni, vedete le cazzate che faccio praticamente tutti i giorni. E se volete lasciarmi un pollice in su, non disdegno, io sono qua, ogni tanto ritorno e basta. Se avete qualche domanda riguardo i prodotti che vi ho consigliato, qualche dubbio, qualche perplessità, lasciatemi un commento qui sotto che io vi rispondo ovviamente. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!